E il dottor Ciccarello ci parlerà della chirurgia termoablativa endovascolare della grande safena, alternativa alla safenectomia. Buonasera a tutti, un saluto al signor Presidente, ai colleghi moderatori e ai colleghi in sala. Un ringraziamento poi al dottor De Sogus per l'invito e per la possibilità di parlare dell'argomento che andrò ad esporvi. Stasera cercheremo di capire, date alla mano, se la chirurgia termoablativa endovascolare della grande safena possa essere una valida alternativa all'intervento tradizionale di safenectomia. Prima un po' di epidemiologia. La prevalenza dell'insufficienza venosa cronica nei paesi occidentali della popolazione adulta si attesta intorno al 25-30% per quanto riguarda il sesso maschile e intorno al 50-55% per il sesso femminile, con una percentuale di manifestazioni clinica che varia per l'uomo dal 10-20% e per la donna tra il 10-30%. Questo è uno studio condotto da Chiesa e dei suoi collaboratori che fotografa bene la situazione nel nostro paese, dove praticamente ha analizzato la popolazione suddividendola in base al sesso, a un range d'età e inoltre anche la distribuzione geografica e inoltre anche per quanto riguarda la familiarità della patologia venosa. E ha dimostrato, o meglio evidenziato, come più del 50% della popolazione al di sopra dei 50 anni è affetto da insufficienza venosa cronica, con una distribuzione poi prevalente al sud rispetto che al centro e al nord. Ovviamente la prevalenza di questa patologia poi si riflette in quelli che sono anche i costi annui di gestione per il trattamento. Qua abbiamo un esempio nei vari paesi europei dove appunto il costo della patologia è, in Inghilterra ad esempio, o meglio nel Regno Unito, è rappresentato da 290 milioni di sterline, in Francia al di sopra dei 2 miliardi di euro, così come al di sopra in Germania al di sopra del miliardo, e in Italia si attesta intorno ai 245 miliardi di euro l'anno. Questi dati sono influenzati soprattutto da quelli che sono i costi ovviamente del trattamento della ulcera venosa, ma comunque ben danno un'idea del peso di questa patologia. Ovviamente oltre ai costi puramente economici poi abbiamo anche dei costi sociali che sono rappresentati principalmente dalle ore lavorative perse. Ad esempio nel Regno Unito queste si attestano intorno alle 500.000 ore l'anno, mentre oltreoceano, andando ad analizzare i dati americani, queste superano addirittura i 2 milioni di ore l'anno. L'azione della chirurgia per quanto riguarda il trattamento appunto dell'insufficienza venosa del distretto superficiale è quello ovviamente di correggere il reflusso e pertanto anche la stasi venosa. Questa può essere effettuata mediante delle tecniche non ablative, quindi rappresentate principalmente dallo Shiva e dalla valvoloplastica, oppure attraverso tecniche ablative, quali lo stripping oppure la termoablazione con laser o la radiofrequenza. A tutt'oggi lo stripping della safena in tutte le sue declinazioni rappresenta ancora il gold standard per quanto riguarda il trattamento del reflusso superficiale. Questo è dato sia per quanto riguarda ovviamente una relativa semplicità della tecnica chirurgica, inoltre anche per una standardizzazione poi del gesto chirurgico stesso ed infine anche per una validazione per quelli che sono i dati diciamo in letteratura per quanto riguarda il trattamento della patologia. Però si è visto come in studi osservazionali a lungo termine questo tipo di trattamento sia aggravato anche da una percentuale di recidiva non trascurabile. In questo studio condotto da Fischer su 77 pazienti con un follow up di 34 anni si è evidenziato come la recidiva clinica sia presente nel 34% dei casi, che poi sale al 60% con studio ecocolor Doppler. Altri studi a breve termine invece hanno dimostrato come la presenza di recidiva si porti al 50% addirittura a 3 anni e al 40% in studi condotti a 5 anni.
Quindi sulla scorta di questi numeri, nel 1998 fa il debutto in Europa una nuova metodica per il trattamento appunto del reflusso superficiale safenico attraverso una tecnica, un approccio endovascolare che prevede l'utilizzo della radiofrequenza per la generazione di calore che determina poi un sovvertimento, quindi di quella che è la struttura, normale struttura della parete venosa, con conseguente sclerosi del vaso. Questa tecnica si avvale ovviamente di un generatore di radiofrequenza, di cateteri, di cateteri dedicati ed inoltre ovviamente dell'utilizzo dell'apparecchio Echo Color Doppler per lo svolgimento della metodica stessa. Come ho detto, utilizziamo dei cateteri dedicati che sono fondamentalmente di due tipi, uno da 6 French e uno da 8 French. La scelta del catetere cade sulla base ovviamente del diametro del vaso. Il primo solitamente per diametri di safena compresi tra i 4 e gli 8 mm, il secondo per diametri compresi tra gli 8 e i 12 mm. Inoltre le lunghezze di questi cateteri variano da un minimo di 45 cm fino a un massimo di 1 metro. La tecnica si svolge mediante l'incanulamento della safena al terzo superiore di gamba e questo può essere fatto attraverso cateterismo secondo Seidlinger tramite ausilio ecografico oppure attraverso l'esposizione chirurgica diretta del vaso. Dopo il cateterismo la tecnica prevede appunto la progressione del catetere lungo all'interno del vaso safenico fino ad arrivare alla giunzione safeno-femorale, avendo la accortezza di mantenere la punta del catetere a 2 cm al di sotto della giunzione. Dopodiché si può procedere all'infiltrazione tramite tumescenza dei tessuti perivascolari. Questo diciamo ha una doppia valenza: da una parte tende ad aumentare la superficie di contatto del catetere con la parete del vaso, dall'altra parte inoltre aumenta anche la distanza quindi del vaso dalla superficie cutanea. In questo modo si tenta di ridurre al minimo quelle che possono essere le complicanze dovute appunto ad ustione della cute. Dopodiché si procede alla retrazione del catetere avendo cura che non sia superiore ai 3 cm al minuto e cercando di mantenere una temperatura intorno agli 85 gradi centigradi con un'impedenza compresa tra i 100 e i 150. Una volta terminata l'operazione, attraverso l'eco Doppler viene valutata la bontà dell'intervento e dopodiché si procede al bendaggio dell'arto tramite una benda elastica. Come ho detto, questa metodica ovviamente prevede l'utilizzo di cateteri dedicati. Da quando è comparsa nel 1998 fino adesso c'è stata un'evoluzione in senso migliorativo dovuto ad un miglioramento proprio anche dei materiali, quindi dei cateteri nel modo principale. Infatti i primi erano costituiti da una porzione diciamo terminale che era quella che lavorava, che era di 3 cm circa, mentre quelli di ultima generazione prevedono una porzione aumentata di 7 cm. Questo permette appunto la retrazione del catetere di tale misura ogni 20 secondi e non più 3 cm al minuto come era all'inizio, e questo ovviamente si traduce in un abbattimento dei tempi chirurgici. Come abbiamo visto, questo tipo di tecnica ovviamente determina una minore invasività e anche una minore traumaticità. Questa può essere ovviamente tradotta nel minor numero di complicanze postoperatorie, soprattutto se rapportate appunto all'intervento tradizionale di stripping, come ad esempio le parestesie del nervo safenico, addirittura anche per quanto riguarda lo sviluppo di ematomi locali. Inoltre tale minore traumaticità è anche evidenziata da una facilità della ripresa, diciamo, della funzionalità dell'attività fisica ed anche da minori tempi di convalescenza, dove diciamo sono nell'ordine di 6 giorni come tempo medio per quanto riguarda la radiofrequenza contro i 15 giorni invece dello stripping.
Qua abbiamo un'altra diapositiva appunto che mette in evidenza bene come sono le percentuali, quindi in questo caso più che altro i giorni, per la ripresa funzionale e inoltre anche per una ripresa delle normali attività lavorative, che sono a vantaggio sempre della radiofrequenza rispetto allo stripping. Quindi una riduzione del dolore postoperatorio insieme a una rapida ripresa della funzionalità fisica ed inoltre delle normali attività quotidiane di quelle lavorative si traducono in una riduzione delle ore lavorative perse, con quindi conseguenti minori costi sociali. Adesso bisogna capire se a fronte di una minore invasività e di una minore traumaticità corrisponda anche una maggiore efficacia e una maggiore durata di questa metodica rispetto al tradizionale stripping. Quindi ho preso in analisi una serie di lavori scientifici, si tratta di trial randomizzati, controllati, e di una meta-analisi che metteva a confronto appunto le due metodiche, quindi la VINAS contro lo stripping. Dall'analisi di questi dati risulta che la percentuale di assenza di riflusso, così come di occlusione primaria a 5 anni, risulta essere di una percentuale pari all'84 e all'87% rispetto ad percentuali dello stripping di assenza di reflusso intorno al 60%. Inoltre anche la percentuale di varici recidive a 5 anni risulta essere sempre intorno al 27% con la radiofrequenza, contro un 30-35% con il tradizionale stripping, quindi diciamo che sono sovrapponibili. Inoltre l'efficacia della metodica è anche misurata sulla base della remissione dei sintomi caratterizzati appunto dal dolore, dall'edema e anche dall'affeticabilità. Qui si vede come appunto questi sintomi risultano essere mantenuti bassi anche a 5 anni di distanza dalla procedura. Oltre ad la traumaticità, è stata anche poi messa in evidenza, è stata effettuata un'analisi dei costi, dove si evince che per quanto riguarda la radiofrequenza, i costi di gestione risultano essere superiori rispetto al normale stripping, considerando quelli che vengono definiti come costi diretti, quindi legati direttamente alla metodica. Però se noi a questi costi diretti andiamo a sommare quelli che vengono definiti costi indiretti, che sono rappresentati principalmente dai giorni di lavoro persi, abbiamo un'inversione del rapporto a favore ovviamente della radiofrequenza, con una spesa per trattamento pari a 600, questo in dollari, a 600 dollari a fronte di 1500 dollari dello stripping stesso. Quindi concludendo, possiamo affermare che la Venous Closure Technique rappresenta una valida alternativa al tradizionale intervento di stripping, con risultati nel breve medio periodo non inferiori a quest'ultimo. Mancano ovviamente dei risultati nel lungo periodo per poterli confrontare, però è poi importante sottolineare anche la necessità del massimo rispetto dei parametri di applicazione della metodica affinché l'efficacia possa essere massima. Tali parametri sono di tipo clinico e ovviamente di tipo anche ecografico, rappresentati appunto dal trattamento di varici del distretto safenico in assenza di lesioni distrofiche a carico della cute, quindi con un CEAP C2 C3. Inoltre, per quanto riguarda i parametri ecografici, questi sono rappresentati da una certa rettilinità della safena, dall'assenza di grosse vene perforanti, dall'esclusione comunque di pregressi TVP e trombosi venose superficiali, da un calibro del vaso compreso da un minimo di 3 fino a un massimo di 12 mm, anche se poi in realtà vengono anche trattati calibri più ampi, ed anche dalla presenza di un panicolo adiposo perivasale sottocutaneo di almeno un centimetro. Vi ringrazio, ho terminato.